Sono fermi i lavori di ammodernamento alla galleria Montepergola, diverse anche le segnalazioni di automobilisti che da tempo non vedono più operai sul cantiere nelle vicinanze della galleria. L'appello arriva all'ANAS affinché possa spingere l'impresa a mantenere gli impegni dei lavori come da cronoprogramma previsti complessivamente per il 2025. L'importo di circa 48 milioni di euro rappresenta uno dei più imponenti interventi di manutenzione programmati dell'intera rete viaria nazionale. I lavori di completamento per il tunnel in direzione Salerno sono già slittati rispetto alla data iniziale di fine anno, ma considerato inoltre che c'è attesa per il completamento e per il primo tunnel in direzione Salerno, per poi sperare che sia riaperto alla circolazione il nuovo tunnel, mentre il cantiere per le opere si dovrà spostare nella parte in direzione Avellino, dove attualmente la viabilità è a doppio senso di circolazione per il raccordo Avellino-Salerno. Il Montepergola già da qualche anno pesa sulla viabilità tra code in alcuni periodi dell'anno. Hanno rallentamenti e chiusure da incidere con dirottamente anche sulle arterie urbane dei comuni di Sofra, Montoro, Serino. Attenzione viene sollevata anche in vista degli esodi estivi, del periodo stagionale di passaggi di tir per le attività conserviere. Fermo al momento anche il cantiere nei pressi di Montoro Sud per l'installazione delle barriere lungo il raccordo Avellino-Salerno. Una situazione di stop che mette a dura prova gli automobilisti tra chilometri di cantieri e restringimenti di carreggiata, sommato poi al cantiere permanente della Galleria Montepergola.